Vogliamo alzarci all'impiedi, vogliamo presentare questo culto dinanzi al Signore. Siamo grati a Dio di come il Signore vi ha accompagnato, ci ha accompagnato qui alla sua presenza, e tutti insieme di pari sentimento vogliamo adorare il Signore. Alleluia, gloria a Dio, sia benedetto il tuo nome, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Alleluia, alleluia. Col cuore rivolto al Signore apriamo questo culto nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Il Signore continui a salvare in questa sera, in queste sere. Preghiamo ancora per le autorità di questa città. Preghiamo per i carri di Fratta Maggiore che questa sera canteranno alla gloria di Dio, che possono essere di edificazione per l'anima nostra. Fratello Ciro Giannitti della comunità di Torino, il consigliere di chiesa, verrà qui avanti e ci guiderà in preghiera. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Ti rendiamo gloria, Signore Dio nostro, perché sentiamo che tu sei qui presente in mezzo di noi, Signore. Ti rendiamo la gloria per quello che tu sei, per quello che tu hai fatto per molti di noi, Signore. Ti rendiamo grazie, Signore, perché tu sei l'Eterno, il Dio vero. Amen. Questo luogo è meraviglioso, questo luogo è grandioso perché c'è la tua presenza, Signore. Noi crediamo che tu sei qui, Signore, e tu vuoi fare molto, Signore, per coloro che questa sera apriranno il tuo cuore a te, Signore. Ti preghiamo, Signore, che tu possa toccare quanti ascoltano la tua parola santa per la prima volta, Signore. Vogliamo pregarti che tu possa diventare il loro salvatore, Signore. Vogliamo pregarti per coloro che canteranno per la tua gloria, Signore. Ungi, Signore, i tuoi servi, Signore. Ungi la tua parola santa, Signore. Noi crediamo che tu sei qui e farai molto per coloro che avranno il cuore. Ti rendiamo la gloria perché abbiamo scoperto il Dio tre volte santo, il Dio vero. Vogliamo pregarti, Signore, che la nuvola della tua gloria possa abbassarsi verso coloro che avranno il cuore. Guarisci, Signore. Noi crediamo che tu sei potente. Alleluia. Ti rendiamo la gloria e l'onore nel nome per i meriti di Gesù, che è benedetto in eterno. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie, Signore. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Vogliamo accomodarci? Vogliamo dare spazio ai carri di Fratta Maggiore che ci canteranno dei inni alla gloria di Dio. Dio ci benedica.
Abbiamo la gioia di avere con noi il fratello Marra Daniele, non ha bisogno di nessuna presentazione, il Signore ci sta benedicendo da anni attraverso il ministero che ha affidato questo caro servitore del Signore. Noi da anni stiamo prendendo l'esempio che viene da una vita di servizio e di amore per l'opera. Sarà lui lo strumento nelle mani di Dio. Dio ci benedica. Pace del Signore a tutti, Dio sia lodato. E soprattutto per me è un privilegio, una gioia essere davanti a voi e soprattutto davanti alla presenza del Signore anche in questo luogo, perché la Bibbia afferma: dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, siamo radunati nel nome del Signore. È una gioia poter condividere le benedizioni, le esperienze insieme. Vi porto i saluti dei cari di Fratta Maggiore che non hanno ovviamente potuto tutti intervenire, anzi chiedo scusa per il ritardo, purtroppo in questo periodo di fine settimana le nostre autostrade sono intasate di traffico e anche con un impegno, un certo impegno, non c'è riuscito di essere puntuali. Vi chiediamo scusa, ma allo stesso tempo sappiamo che con il sentimento cristiano noi vogliamo congioire e condividere le benedizioni di Dio. Noi preghiamo con voi, voi pregate con noi, insieme vogliamo servire il nostro amato Signore e Salvatore Gesù Cristo. Con l'aiuto del Signore, dopodomani, domenica, avremo a Fratta Maggiore un servizio di culto battesimale, in quanto il Signore è lo stesso, ieri, oggi, in eterno, continua a salvare. Egli non cambia mai, anche stasera io credo con tutto il cuore che il Signore è qui per salvare anime che sono venute a Lui, forse per la prima o per le prime volte. Vuoi tu in questa sera disporre il tuo cuore alla parola di Dio e la leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 1, iniziando la nostra lettura dal verso 40, lo concluderemo al verso 51. Ripeto, per coloro che hanno la parola di Dio oppure un Vangelo secondo Giovanni, è nostra consuetudine di poter donare gratuitamente l'Evangelo secondo Giovanni anche a chi ne fa espressamente richiesta il Nuovo Testamento. E come di sicuro vi avete ascoltato in questi giorni dal pastore, possiamo avere la gioia di potervi dare la parola del Signore, ma soprattutto insieme meditare la parola di Dio per metterla in pratica. Ripeto, il brano biblico oggetto di meditazione, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versi da 40 a 51. Dio benedica la sua lettura ai nostri cuori, Dio salutato. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per prima trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Questo brano, miei cari, nella grazia, mi stupisce in una maniera particolare per la sua semplicità, incisività di quello che, miei cari, è
seguire Cristo, di come, cari in ascolto, diremmo in una maniera fin troppo semplice, sin troppo genuino, non c'è niente di eclatante, miei cari, nell'invito, nel portare, nel presentare, miei cari, Gesù agli altri. Vedremo chi sono questi altri e come viene presentato il Maestro. Inizia, miei cari, il testo davanti a noi con Andrea, il miei cari, uno che il giorno precedente, stando con il maestro precedente, il profeta, era il discepolo di Giovanni Battista, e quando Giovanni Battista ha additato ai suoi discepoli, ecco l'agnello di Dio, miei cari, nella grazia, i discepoli di Giovanni Battista hanno lasciato Giovanni Battista e hanno seguito Gesù, e Gesù ha detto: cosa cercate? Chi volete? Rabbì, vogliamo venire dove tu dimori. E da quella esperienza, miei cari nella grazia, Andrea, andando a casa, la Bibbia dice che per prima trovò suo fratello Cefa, che vuol dire Pietro, Simon Pietro, e costui si rivolge a Pietro in una maniera semplice, ma che ha tanto, tanto, tanto di significato, e dice a Pietro: Pietro, abbiamo trovato il Messia, che è il Cristo, gloria al Signore. Questa semplice affermazione, miei cari nella grazia, porta Pietro a essere interessato, e la Bibbia dice: e lo condusse a Gesù, gloria al Signore. La semplice testimonianza, è evidente che Pietro conosceva suo fratello Andrea, già discepolo di Giovanni Battista, ma il fatto che ora il suo fratello gli afferma qualcosa di diverso: non ho trovato un altro profeta, non ho trovato una persona che battezza in vista di ravvedimento, ma ho trovato il Messia, il Cristo, gloria al Signore. E bisogna che questa testimonianza sia seguita da un aspetto semplice: vieni, lo condusse a Gesù. Io spero con tutto il cuore, cari nella grazia, che la semplicità e la potenza dell'Evangelo ci dia grazia di essere condotti a Cristo Gesù, il Signore, all'unto di Dio. Miei cari, tante persone amano sentire tanti discorsi, miei cari, persuasivi, dice la parola del Signore, di persuasivi d'uomini, ma dice Paolo: io non sono venuto a voi con discorsi persuasivi, ma sono venuto a voi con la predicazione dell'Evangelo, Cristo ed esso crocifisso. Ancora oggi noi stasera, io e te, io a te e noi tutti, ti diamo un semplice invito, fin troppo semplice, fin troppo genuino, ma fin troppo potente, fin troppo glorioso. Sappi che abbiamo trovato Gesù, abbiamo realizzato Cristo nella nostra vita, abbiamo lasciato ogni altro maestro, abbiamo lasciato ogni altra indicazione, abbiamo lasciato l'antico, il vecchio, e ci siamo rivolti a colui che era, che è, che sarà per l'eternità, Cristo Gesù. Vieni, noi vogliamo che tu, insieme a me, insieme a noi, vieni a Gesù. Era l'aspetto semplice, e questo avviene, sapete, in famiglia. Andrea per primo ha incontrato suo fratello. Hai parlato a tuo fratello di Gesù? A colui o a colei che condividi lo stesso tetto, la stessa casa, hai parlato di Gesù? Dirai: ma io non sono un predicatore. Gesù ha detto: andate per tutto il mondo ed annunziate l'Evangelo. È l'Evangelo che salva, non sono gli uomini che salva. Noi sa annunziare che abbiamo trovato Gesù. A chi dobbiamo annunziare? A tutti. Non a caso qui la Bibbia ci dice che Andrea per primo trovò suo fratello Simon Pietro. Ed ecco
che forse, spero tanti di noi, possono affermare, mi è stato parlato da mio fratello, da mia sorella, dai miei genitori, dai miei figli. Mi hanno parlato di Gesù, ho visto un cambiamento, qualcosa in loro, e hanno detto: noi non seguiamo più la legge, noi non seguiamo più la tradizione, non seguiamo più quello che ci era stato insegnato una volta. Noi abbiamo trovato il Cristo, il Messia, colui che è stato avanti la fondazione del mondo, annunciato per la salvezza dell'anima nostra. E abbiamo detto: l'abbiamo condotto a Gesù. Questo è quello che sento il cuore prima di dirti, di dire a ciascuno di noi e a te, fratello o sorella, che hai accettato Gesù. Hai parlato a tuo fratello? Hai parlato a tua sorella? Hai parlato nell'ambito della tua famiglia? Hai parlato al primo che incontri per far sapere di una meravigliosa notizia? Io non seguo più gli uomini, io seguo Cristo Gesù Signore. Io non seguo più una moda religiosa, ma io seguo Cristo in fede, vivente e vero. E non è soltanto qui, miei cari, nella grazia, il brano che è davanti a noi, i seguaci, i primi discepoli di Gesù, nella maniera semplice bisogna condurli a Gesù. Condurli a Gesù, è Lui il Cristo, è Lui il Signore. È Lui il Salvatore, è Lui il Redentore, è Lui il Perdonatore, è Lui il tutto. E Paolo dirà ai Colossesi: noi abbiamo e noi possiamo tutto pienamente in Cristo Gesù il Signore. La parola del Signore continua nella stessa maniera semplice di come Andrea si rivolge a Simon Pietro e dice: noi abbiamo trovato il Maestro, il Cristo, che vuol dire l'unto, il Messia, che vuol dire il Cristo. E vieni, e lo condusse a Gesù. In seguito, in una stessa maniera semplice, nella stessa città, a Betsaida, perché Filippo è della stessa città di Andrea e Pietro, quindi della stessa città, nella stessa contrada, nella stessa famiglia, nello stesso rione, sullo stesso posto di lavoro. Potremmo continuare in questo esempio, miei cari nella grazia. È Gesù stavolta, è Gesù che incontra Filippo, miei cari, e gli dice una semplice parola: seguimi, seguimi. Stasera è Gesù che, come è stato parlato a Pietro, come Andrea ha potuto dire vieni, e lo ha condotto a Gesù, e stasera proprio Gesù si rivolge al tuo cuore e dice: seguimi, in una maniera così semplice. Che cosa sono? Sono, miei cari, questa parola di seguire Gesù, di essere condotti da Gesù, è semplicemente una disposizione a questa parola meravigliosa, perché la parola di Dio è potente a operare salvezza. Amen. E Filippo ha seguito Gesù. Filippo, non ci sono ostacoli, difficoltà. Quante volte, il più delle volte, noi troviamo sulle nostre decisioni tanti ostacoli, tanti dubbi, tante incertezze, tante cose. Però una cosa voglio richiamare la vostra attenzione: quando a noi diletta, piace qualcosa di nuovo, qualcosa di inusuale, ma che attira tutto quanto, non solo la nostra attenzione, i nostri sentimenti, l'anima nostra, noi siamo pronti ad eludere, escludere ogni problematica, ogni sé, ogni dubbio. Immediatamente mettiamo in effetto quel desiderio, quella novità, e soprattutto nell'età giovanile. E anche in questo modo ha rivolto ai giovani, non per una semplice e casuale novità, ma per quanto riguarda una meravigliosa realtà di dover fare una decisione immediata, opportuno, semplice, significativa, perché Gesù, l'Onnipotente Dio, con la sua parola ti dice: seguimi. Gloria a Dio. E non soltanto Andrea segue Gesù, non soltanto Pietro è condotto da Gesù con una semplice testimonianza, non soltanto Filippo segue Gesù con un semplice invito, ma troviamo che, come Andrea parla a suo fratello Simone Pietro, Filippo si cimenta, potremmo dire, in una, miei cari, testimonianza con una persona abbastanza religiosa, una persona molto molto
particolare nel senso di ricerca, nel senso che conosce bene le cose religiose, della legge, di Mosè e quant'altro. E Filippo trova Natanele. Si incontra con Natanele. Non sappiamo il rapporto tra Filippo e Natanele. Molte volte noi non ci dobbiamo fare, miei cari, dei quesiti o miei cari delle domande fuori luogo, come la samaritana con i giudei. Vi ricordate l'episodio in Giovanni, descritto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 4? Miei cari, ma Filippo, dalla gioia che aveva realizzato nell'aver accettato l'invito di Gesù e aver seguito Gesù, da questo motivo, da questa realtà, da questa meravigliosa esperienza che trasudava in tutta la sua vita, miei cari, ha trovato Natanaele. Un uomo, miei cari, nella grazia, che a sua volta evidentemente, miei cari, cercava il Signore. E la Bibbia dice: chi mi cerca mi trova. Amen. Se tu stai cercando la soluzione della tua vita, non dei tuoi problemi, ma della tua vita, gloria al Signore, sappi che in Gesù c'è la soluzione ad ogni problema. Sappi che Gesù è la soluzione al problema dell'esistenza eterna, non solo l'esistenza qui 80-100 anni che tutti quanti ci vi auguriamo, ma la vita eterna è solo in Cristo Gesù il Signore. E sappi bene che seguire Gesù sa significare realizzare una soluzione della vita e della vita eterna in Cristo Gesù il Signore. E Natanele, Filippo va da Natanele. Natanele è una persona che è alla ricerca di Dio. Come facciamo a saperlo? In un primo momento sembrerebbe che Natanele esclude la possibilità di incontrarsi con Gesù. Quando Filippo gli dice: ho incontrato Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. E che c'è di buono da Nazareth? Può venire qualcosa di buono da Nazareth? Quante volte noi annunciamo l'Evangelo nella sua semplicità e diciamo: il Signore è pronto, ti vuole perdonare, vuole farti un suo figliuolo. E quante volte abbiamo delle risposte, miei cari, non coerenti con la realtà di chi ci parla, perché non è a conoscenza, perché non conosce ancora. E si reputano e si ritengono, non sapendo, miei cari, nella grazia, che tutti gli uomini hanno peccato, come diceva la sorella in testimonianza, e hanno bisogno del perdono di Dio e sono privi della gloria di Dio. Ma Dio in Cristo Gesù ci ha donato grazia e salvezza. Natanele è un conoscitore. Natanele, basta che tu gli dici da dove proviene una persona. Se gli avrebbero detto: sai, viene il professore dall'università di Howard, o da qualche altra parte, si sarebbe scappellato questo Natanele. Oppure avrebbe detto qualche altra parte, che discende dalla casa sacerdotale di Aronne, oppure chissà che altra cosa. Ma quando ha sentito Gesù di Nazareth, che viene da Nazareth, ma quando mai è venuto qualcosa di buono da Nazareth? Il Signore prende le cose che non sono per farle. E davanti a questa affermazione di Natanaele non troviamo un Filippo impreparato, non troviamo un Filippo che cerca di dire: oh, mi sono sbagliato, dovevo prima imparare bene, dovevo essere all'altezza di rispondergli e fargli capire l'importanza di questo invito, io ho sbagliato, sono stato troppo frettoloso. Niente. La semplicità iniziale che ve ne ho parlato continua, miei cari, in una maniera che è così travolgente, questa semplicità, questa genuinità. Quando, miei cari, nella grazia, Filippo dice a quest'uomo: vieni a vedere, vieni a vedere, vieni, vieni a Gesù. Andrea lo condusse a Gesù. Gesù chiamò Filippo e Filippo dice a Natanaele: vieni a vedere. Ora io non so la tua condizione,
io non so la tua posizione, io non so come tu ascolti stasera questa semplice meditazione, ma io ti dico come Andrea, vieni e ti voglio condurre a Gesù, perché Gesù non caccia via nessuno. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io darò riposo all'anima vostra. Ponete sopra di me il vostro carico e prendete il mio, perché è dolce ed è leggero e voi troverete ristoro all'anima vostra. Accetti l'invito di Cristo Gesù, noi ti vogliamo condurre a Cristo il Signore, noi vogliamo che tu ascolti Gesù, e come Filippo ti diciamo vieni a vedere. Ma non vieni a vedere un'esibizione, ma non vieni a vedere un'esposizione, ma non vieni a vedere un metodo diverso, vieni a vedere Gesù. Come? Gesù è qui di spirito e verità. Le testimonianze forse di più di noi, di tutti noi, affermano la stessa cosa. Non lo conoscevamo. Ci siamo resi all'inizio un po' scettici, un po' dubbiosi. Abbiamo sollevato tanti quesiti e tante domande davanti a una diversa realtà, ma quando questa diversa realtà è diventata la nostra realtà, perché abbiamo trovato Cristo Gesù, allora c'è stata una trasformazione. Come? Vogliamo vedere, miei cari, cosa avviene a Natanael. Quando Natanael stava ancora per arrivare, Gesù da lontano lo conosce, lo conosce, e gli dice queste parole: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. È un uomo che non froda, è un vero israelita. È un'affermazione che diremmo, miei cari, pone una nota positiva nella vita di questo Natanael, ma non è un credente, ma non afferma quello che poi andrà in seguito ad affermare. Quante persone, come ha testimoniato il fratello precedentemente, Luca, diceva: io mi ritenevo brava persona, lavoravo, casa, famiglia, chiesa, felice, un bel posto di lavoro, una brava persona. Quante persone? Io non ho bisogno, io come i religiosi, ma non credo che ci sia bisogno di cambiare religione. Infatti non è cambiare religione. Io non credo che devo fare in modo diverso, infatti non è fare in modo diverso. La realtà è conoscere Cristo Gesù. Andrea, Pietro, Simon Pietro gli ha detto: ho trovato il Messia, che interpretato vuol dire il Cristo, che interpretato vuol dire il Messia. Gloria al Signore. E a queste parole Natanaele si vede scoperto, sa che, mi cari, nella grazia, questa affermazione che gli è stato dato non è dovuto a un criterio di adulazione o di attirare dei favori nei suoi confronti, ma, miei cari, Natanael gli dice: da che cosa mi conosci? Sappi una cosa, che Gesù ti conosce, che Gesù mi conosce, che Gesù ci conosce. E il quesito di Natanael: Signore, tu, maestro, tu da che cosa mi conosci? Qual è il motivo, come mi conosci? E Gesù gli svela un particolare. Qual è il particolare? Un particolare della sua vita. E questo particolare della sua vita Cristo lo conosceva. In che maniera? Egli dice a Natanael: quando tu eri sotto il fico, io ti ho visto. Gloria a Dio. L'onnipresenza di Cristo, l'onnipresenza del Figlio di Dio, l'onniscienza del Figlio di Dio. Io ti ho visto. Da che cosa mi conosce? Dio scruta, Dio vede, Dio ti conosce, Dio ti ha visto, Dio ti vede. Noi non possiamo nasconderci. C'è un meraviglioso salmo nella parola di Dio che dice: se io me ne andrei sopra i mille monti, tu là ci sei,
se io andrei fin giù nell'abissi marino, io lì ti scoprirei dove potrei fuggire dalla tua presenza. Dio è onnipresente, Dio è onnipotente, Dio è onnisciente, io ti ho visto, Gesù ti vede, lui vede il desiderio, l'anelito del tuo cuore, lui conosce la tua realtà, lui sa tutto di te e vuole che anche tu vai a lui. Attraverso da Filippo. Filippo non è stato un eloquente predicatore. Filippo al primo impatto, con una difesa di fede, non ha saputo dire altro che dire vieni a vedere. Vieni e vedi, non ha detto altro, ma il risultato è stato meraviglioso. Natanaele è venuto a Gesù. E poi non è Filippo a salvare Natanaele. Grazie a Dio, mi ripeto e vado alla conclusione, noi non siamo salvati dagli uomini. Amen. È Cristo Gesù. Amen. Che ci ha salvati e ti salva col suo prezioso sangue. Perché? Lui ci ha visti, lui ci vede nel fallo e nei peccati. Lui ci ha visti lontani dal Padre ed è venuto, ha lasciato la gloria, è venuto per prendere me e te. Io ti ho visto. Quando tu, Signore, come tu mi conosci, prima che io fossi formato nel ventre di mia madre, dice la Bibbia, l'Eterno mi conosceva, gloria a Dio, l'Eterno ti conosce, l'Eterno ti vede, l'Eterno sa tutto di te, l'Eterno è il Signore, è il Cristo che è venuto per salvare la tua vita dal peccato, ti conosce, vuole cosa? La salvezza dell'anima tua. A queste affermazioni del Maestro, Natanaele disse, lo riconosce, Signor mio e Dio mio, così dice. Così, in questa maniera, dice Natanaele alle parole di Gesù, Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, maestro, sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. Credi che Gesù ti vede? Sai che Gesù ti conosce? Ti voglio svelare una realtà. Gesù ti vede e ti conosce meglio di te stesso. Gesù mi conosce a me meglio di come io conosco me stesso, perché lui mi ha creato, perché noi, io e te, siamo sue creature e lui ci conosce e lui ci vede. Per concludere, cari d'ascolto, in modo così semplice ti viene detto, dato un invito, noi ti abbiamo condotto a Gesù, ti abbiamo dato l'invito. Forse tanti di noi un giorno, tanto tempo fa, abbiamo ascoltato l'invito e siamo andati a Gesù. E Gesù ci ha detto, io ti conosco, io ti ho visto lontano, nel mondo, nel peccato, nel fango, e sono venuto per salvarti. Io sono venuto, e Natanaele fa questa meravigliosa professione di fede. Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Lo vuoi riconoscere anche tu qual è il Signore della tua vita? Lo vuoi riconoscere anche tu come il re della tua vita? Lo vuoi riconoscere anche tu come il Signore della tua vita? Io nel concludere dico, noterai continuamente ognuno di noi nell'esposizione della parola di Dio la semplicità, la schiettezza, forse fin troppo semplice. Ti aspetti un sermone altamente teologo? Ti aspetto delle cose nuove in un mondo che chiede solo e sempre cose nuove, ma purtroppo sono virtuali, un mondo virtuale. Il mondo di Cristo, la realtà di Cristo non è virtuale, è reale, è la realtà, la puoi accettare in questa sera. Se tu, come Simon Pietro, come Filippo, come Natanaele, vieni a Gesù, vieni al Signore ed Egli si rivelerà al tuo cuore, perché Lui ti conosce e Lui ti vede. Dio ti benedica. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Alleluia. Vogliamo adorare il Signore con tutto il nostro cuore.
Alleluia. Mentre canteremo un inno, sei davanti a Gesù, non sei davanti a un uomo, a degli uomini, ma sei tu e il Signore, sei alla sua presenza. E in questo momento noi crediamo che per te e per noi è il momento più importante della tua vita, come lo fu per Natanaele, come lo fu per tutti gli altri discepoli, apostoli. Alleluia. Un momento in cui tu puoi scegliere, perché hai libero arbitrio. Un momento in cui tu puoi decidere che strada prendere. Nessuno ti obbligherà, nessuno ti forzerà. Ma il messaggio della parola è stato chiaro al tuo cuore e alla mia vita, alle nostre vite. E se tu scegli Gesù, tu te ne ritornerai a casa con la pace del Signore. Tu te ne tornerai a casa rigenerato, nato di nuovo, benedetto, salvato per grazia, come se non avessi mai peccato. Cantiamo un inno, poi pregheremo il Signore. Tu puoi decidere di entrare per la porta della grazia o continuare a restare fuori. Tu puoi decidere di accettare Gesù come personale salvatore o rigettare il messaggio dell'Evangelo. Alleluia. Tu puoi decidere di vivere per tutta l'eternità nella gloria eterna con Cristo o vivere per tutta l'eternità da separati da Dio. A te la scelta. Dio ti guarda e ti conosce. Egli si è inclinato fino a noi. Egli è morto al nostro posto.
entrare. La tua grazia, oh Dio, alleluia. Non per potenza, non per forza, per lo Spirito. Signore, quanto sei meraviglioso. Signore, quanto sei buono. Grazie per ogni cosa, Signore. Grazie perché Tu ti sei fatto trovare da noi, oh Signore, e hai riempito i nostri cuori della Tua gioia, Signore. Tanti che Ti cercavamo in un modo e tante volte non Ti potevamo trovare, Signore, ma Tu ci sei venuto incontro e Ti sei fatto trovare, Signore, e hai reso i nostri cuori gioiosi, oh Signore, e noi Ti ringraziamo perché siamo nella gioia, perché abbiamo incontrato e abbiamo conosciuto Cristo Gesù, il Signore della gloria. Grazie per ogni cosa, Signore, grazie perché Ti abbiamo trovato, grazie perché siamo abbracciati con Te tutti i giorni della nostra vita, Signore. E questa sera, Signore, Ti vogliamo supplicare, pregare con tutto il cuore, Signore, fatti trovare da tanti che Ti cercano, in un modo particolare questa sera, Signore, rivelati con potenza a tanti, Signore, che sono alla Tua ricerca, rivelati a loro, Signore, e fa che anche loro possano realizzarti nella loro vita come Signore, come Salvatore, come guaritore, Signore, perché quando troviamo Gesù, troviamo ogni cosa, troviamo la salvezza dell'anima e del corpo. Grazie, Signore, grazie per la Tua parola che invita a venire a Te, perché le Tue braccia sono aperte, le Tue braccia sono pronte ad accogliere ogni pecora smarrita, ma soprattutto ogni cuore afflitto e affranto che questa sera viene a Te. Grazie per ogni cosa, Signore. Noi siamo sicuri e certi che la Tua parola ha toccato i cuori e che i cuori questa sera vengono a Te e che possono realizzare la pace e la salvezza in questa sera. Noi ci crediamo, Signore, e lo Spirito Santo ce l'ha a testa, perché Tu sei Dio onnipotente, sei Cristo Gesù, il Salvatore della nostra vita. Grazie per ogni cosa, Signore. Continua a benedire questa contrada, questa chiesa, questo anziano, il consiglio di chiesa e tanti, oh Signore, che si prodigano per la Tua parola. Ti preghiamo per le autorità costituite. Inizialmente ti sono presentati dei nomi, oh Signore, che non conosciamo, che hanno bisogno della guarigione del corpo. Opera per la Tua gloria, oh Signore, affinché noi possiamo proclamiamo e lo proclamiamo con fede che abbiamo un Dio che guarisce. Grazie per ogni cosa, Signore, accompagnaci in pace, rimani con noi, oh Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, con Te, benedetto in eterno. Grazie, Signore. Vogliamo inchinare il nostro capo, alleluia. Ed ora la grazia del nostro Signore Cristo Gesù, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, da ora in eterno.